Allora, buongiorno, ripartiamo dalla Java Collection Framework. Riprendiamo, spero che abbiate tutti dei computer davanti, accendeteli e prepariamoci a scrivere un po' di codice insieme. Non lo facciamo subito, ma più avanti lo vorrei farlo. Marco Gaudesi è decisamente contento di come vi vede a esercitazione e quindi ha fugato tutti i miei dubbi sul fatto che non siete veloci a programmare, sembra che invece a esercitazione siete efficientissimi. Ha il sospetto che questo potrebbe essere dovuto al fatto che ha lasciato le soluzioni dello scorso anno. Però cerchiamo di pensare bene, diciamo che questo anno sta andando meglio degli anni passati. Allora, iniziamo a occuparci di un altro pezzo delle Java Collection Framework, che sono gli insiemi. Gli insiemi è una parola generica, volutamente il più generica possibile. La caratteristica fondamentale degli insiemi è che sono collection che non possono contenere duplicati al loro interno, non possono contenere oggetti duplicati. Se voi ricordate o avete visto comunque la definizione di insieme che si dà in matematica, un insieme non può contenere due oggetti che non sono distinguibili perché sono lo stesso oggetto. È uno dei fondamenti della generale della parte della logica. Comunque, ricordiamoci quello che abbiamo visto la settimana scorsa. Abbiamo guardato la lista. La lista, a differenza dell'insieme, è una collection che può contenere duplicati, perché la lista ha al suo interno il concetto di posizione. Quindi io posso mettere un certo oggetto in una certa posizione e se metto due oggetti uguali in posizioni diverse, chiaramente quelli rimangono due oggetti in posizioni diverse. L'insieme invece non ha il concetto di posizione. Abbiamo visto che l'interfaccia lista può essere implementata in due modi, con una array list e con una linked list. Abbiamo visto che l'array list è molto simile all'array normale a cui siamo abituati, ma ci risolve tutti i problemi legati al dimensionamento. È un array soffice che io posso estendere o rimpicciolire, e la magia di chi ha scritto l'implementazione rende tutto questo trasparente. Non mi devo preoccupare di trovare un limite di oggetti come si fa solitamente nei compiti del primo anno quando si impara informatica, perché posso dire semplicemente che c'è un oggetto e una lista e un array list, e tutte le volte che mi serve qualcosa posso inserire gli elementi dentro e quando non mi servono li tolgo. Abbiamo visto che le operazioni legate alle liste non sono quello che uno potrebbe aspettarsi all'inizio. Beh, nell'array list fondamentalmente le operazioni che io riesco ad avere molto molto veloci sono quelle di aggiungere un elemento in fondo e di fare un accesso posizionale. Quindi se io dico voglio accedere all'oggetto numero 172, questa operazione è molto veloce. Se voglio sostituirlo, andare a vedere qual è, queste sono operazioni molto veloci. È un'operazione molto veloce aggiungere un elemento, perché implicitamente aggiungere un elemento vuol dire aggiungerlo nella prima posizione libera in fondo, quindi di nuovo è un accesso posizionale. E questo per quanto riguarda la array list. Tutte le altre operazioni sono lente. Per quanto riguarda la linked list, avevamo visto che una linked list è realizzata attraverso una lista linkata, come dice il nome stesso. Quindi io ho i vari elementi che sono sparsi qua e là in memoria e ognuno include un puntatore esplicito, un riferimento esplicito all'elemento successivo e all'elemento precedente, più un'altra serie di riferimenti magici che hanno deciso di mettere. Usando questi riferimenti, togliere un elemento a prima vista c'era sembrato veloce. In realtà non è vero, perché per toglierlo io prima devo localizzarlo, e localizzare un elemento su una linked list è
è un'operazione dolorosa perché devo scorrere tutta la lista. Mentre in un array io posso arrivare tac direttamente all'elemento numero 5200, in una linked list l'unico modo che ho per arrivare è scorrermi tutti gli elementi. L'unico, non è vero. Non è vero perché sotto c'è un grandissimo lavoro di ottimizzazione del codice, quindi probabilmente ci sono dei sistemi più furbi per fare questo. Se io voglio arrivare all'elemento numero 1 milione, non mi scorro tutto il milione di elementi prima, ci saranno dei meccanismi per cui salto direttamente avanti o qualcosa del genere, ma tutto questo fa parte di ottimizzazione. Quando noi parliamo di complessità, quello che vogliamo intendere è che è un'operazione lenta. Oggi guardiamo un altro ramo dell'albero di famiglia delle collection, ed è tutto il ramo che sta sotto all'interfaccia insieme. Allora, l'interfaccia insieme ci dà fondamentalmente tre metodi, sono i metodi fondamentali, diciamo caratteristici di questa interfaccia: un metodo per aggiungere un elemento, un metodo per rimuovere un elemento e un metodo per chiederci se nella collection è presente un certo elemento. Basta, non ho in alcun modo il concetto di posizione. Gli elementi non sono in una certa posizione, gli elementi sono dentro o fuori dall'insieme. Cerchiamo di riguardare la tabellina di che cosa è lento, efficiente o poco efficiente, come i vari tipi di accesso. Allora, lento o non lento è quello che mi serve fondamentalmente. Quando io devo prendere delle decisioni su che metodo utilizzare, io devo sapere se è efficiente o non è efficiente, se in un problema enorme potrei continuare a farlo oppure no, quindi quanto è scalabile il mio algoritmo. Abbiamo anche visto la volta scorsa che questo concetto molto molto intuitivo di quanto è scalabile un algoritmo, in realtà noi lo decliniamo con un minimo di formalismo in questo corso, veramente il minimo indispensabile. E usiamo da praticoni la notazione O grande. Vi ricordate cos'è la notazione O grande? Oh. Allora, la notazione O grande, io posso dire che un'operazione è O grande di qualcosa, tipicamente O grande di una funzione. Se quando gli elementi del mio problema da tanti diventano tantissimi, sicuramente il tempo aumenta meno della funzione specificata dentro O grande. Quindi la notazione O grande è un limite asintotico, dove asintotico in matematica vuol dire qualcosa di molto preciso, con i limiti che tendono a infinito eccetera. In informatica non c'è nulla che tende a infinito, ci sono numeri grandi e numeri piccoli. Allora, quando il numero è grande, il tempo che io impiego a fare una certa operazione cresce al più quanto una certa funzione. Allora, O grande di 1 vuol dire che il mio tempo, il tempo che io impiego per inserire un elemento, se il problema da molto grande diventa veramente molto grande, più o meno è lo stesso. Il tempo dell'operazione è costante. O grande di 1 è la complessità più bella che io posso avere. Il tempo che richiedo per fare un'operazione non dipende da quanti sono gli elementi del mio problema. Dal punto di vista della complessità è la cosa migliore, non dal punto di vista pratico, perché magari è vero che è costante, ma vi serve un anno per farlo e allora sicuramente non potete usare un programma di questo tipo. Però dal punto di vista della complessità, O grande di 1 è in assoluto la cosa migliore. Allora, vediamo che aggiungere un elemento in una array list è un'operazione O grande di 1. Vuol dire che se io aggiungo il decimillesimo o il centomillesimo elemento, mi aspetto più o meno di metterci lo stesso tempo.
più o meno. Questo ovviamente non è vero, perché magari se aggiungo il centomillesimo, prima devo fare delle altre operazioni, devo copiare pezzi di memoria, devo riallocare delle strutture dati interne, quindi il tempo magari non è uguale, però il tempo non è influenzato più di tanto da qual è l'elemento che io sto inserendo. Linked list, avevamo visto, stesso discorso. Aggiungere un elemento in fondo a una lista mi porta via un tempo costante, indipendentemente da quanto è lunga la lista. Nei set, aggiungere un elemento è un'operazione di nuovo grande di 1. Inserire un elemento in un set non è influenzato dal numero di elementi che sono già all'interno del set. Poi guardiamo rimuovere un oggetto. Rimuovere un oggetto, in realtà prima di rimuoverlo io devo trovarlo. Quindi pensate a questo, non sto dicendo rimuovi quell'oggetto lì e do il riferimento all'oggetto che voglio togliere. Gli sto dicendo rimuovi l'elemento Pippo. Allora, l'elemento Pippo prima devo trovarlo all'interno della mia collection e dopo averlo trovato lo devo rimuovere. Allora, in un array list cercare un oggetto è un'operazione che ha complessità o grande di n. Cosa vuol dire o grande di n? Che se le dimensioni del mio problema da enorme passa a 10 volte per enorme, a spanne da ingegnere mi posso aspettare che il tempo per cercare un oggetto venga moltiplicato per 10. Questo è il significato di O grande di n. Parliamo di numeri molto grandi e fondamentalmente è lineare con la dimensione del problema. Quindi cercare un oggetto sia nell'array list sia nella linked list è un'operazione che ha complessità lineare. Rimuoverlo effettivamente nell'array list ha di nuovo complessità o grande di n, e dovreste ricordarvi perché quando io tolgo un oggetto dal mio vettore, quello che devo fare è copiare tutti gli altri oggetti indietro di una posizione, li copio su in modo da rimettere il mio array a posto. Mentre nel caso della linked list, rimuovere un oggetto una volta che l'ho trovato ha complessità o grande di 1. Quindi è un'operazione che non dipende da quanti oggetti ci sono. L'avevamo visto anche questo: se io tolgo un elemento, un blocchetto all'interno di una lista linkata, quello che devo fare è cambiare i puntatori di quello che sta prima e di quello che sta dopo e in qualche modo riallacciare tutti i riferimenti ed è finito. Quindi che io stia togliendo un anello in una catena lunga 1 chilometro o lunga 10 metri, le operazioni che io devo fare sono le stesse, perché se io tolgo un anello da una catena devo modificare l'anello prima e l'anello dopo e unirli assieme, e non mi cambia nulla quanto è lunga la catena. Quindi linked list o grande di n più grande di 1, nei set queste operazioni possiamo considerarle o grande di 1, quindi rimuovere un oggetto è o grande di 1. Get, prendi l'oggetto a una data posizione. Array list, ta, istantaneo, velocissimo. Linked list, no, perché devo scorrere. Set, non esiste, non posso farlo, non c'è il concetto di posizione. Metti un certo elemento in una certa posizione. Array list, o grande di 1. Linked list, o grande di n per arrivare fino a quella posizione. E poi inserirlo di nuovo non dipende da nulla, perché aggiungere un anello in una catena significa tagliare l'anello prima, tagliare l'anello dopo e giuntare. Non dipende da quanti anelli ho nella catena, l'operazione che faccio è sempre la stessa. Nel caso del set non esiste. Aggiungere in una certa posizione, quindi spingendo avanti tutti gli altri, ha fondamentalmente la stessa complessità o grande di 1 per andare a trovare il posto giusto, o grande di n per spingere effettivamente tutti gli elementi che vengono dopo un passetto più avanti. Nel caso della linked list avrò o grande di n per trovare la posizione o grande di 1 per fare l'operazione. Nei set non si può. Rimuovi a un dato indice, non devo rifarvi tutta la cosa. Allora, nel caso dell'array list parto da un indice, devo tirare indietro tutti quelli che vengono dopo e quindi o grande di n.
Nel caso della linked list devo prima arrivarci e poi toglierle velocissimo, nel caso dell'insieme non si può. Chiedermi se la mia collection contiene un certo oggetto. Questa è un'operazione importante. Nell'array list devo scorrere tutto e quindi tendenzialmente ho grande di n. Nella linked list devo scorrere tutto e quindi ho grande di n. Nel set, di nuovo, ho grande di 1. Quindi io posso scoprire se un oggetto c'è o non c'è all'interno di un set in un tempo che non dipende dal numero di oggetti presenti nell'insieme. Poi chiedermi qual è l'indice di un certo oggetto è un'operazione a grande di n nel caso delle liste ed è un'operazione che non ha senso nel caso degli insiemi. Ripeto, qui stiamo parlando di complessità. Ricordate che l'implementazione è ottimizzata, perché ad esempio dovreste aver visto, dovreste ricordarvi che se voi rimuovete un elemento all'inizio, un elemento in mezzo, un elemento in fondo, i tempi che sono richiesti sono significativamente diversi. Perché? Perché quello che ha scritto il codice dell'array list, della linked list, è un tipo decisamente in gamba e quindi riesce a fare tutta una serie di ottimizzazioni. Le ottimizzazioni sono fondamentali per quanto riguarda il tempo reale che io impiego a fare qualcosa, ma non mi cambiano la complessità. Quindi, ritorniamo al vecchio principio della Java Collection Framework. L'implementazione non ci riguarda, ma dobbiamo conoscerla abbastanza da capire la complessità. Poi i dettagli dell'implementazione possiamo lasciarli stare. I set, bellissimi. Tre sole operazioni. Inserisco, rimuovo e controllo se c'è. Però di complessità indipendente dal numero di oggetti del set. Di nuovo, sembra assolutamente fantastico, ma ricordatevi che non è così totalmente sempre tutto vero. Come è possibile questa magia del riuscire a fare queste operazioni in complessità lineare? O grande di 1, quindi con una complessità che non dipende dal numero di elementi all'interno della mia base dati. Beh, allora, il tutto si posa su un concetto fondamentale in informatica, che è quello delle hash table. Allora, noi possiamo immaginare le hash table come un qualcosa che ci permette di implementare un array associativo. Chi di voi ha mai sentito parlare di array associativo? Di array? Tanto per controllare se mi stavate ancora ascoltando. Allora, l'idea di array associativo, che è un array, che è un concetto che fra l'altro esiste nella maggior parte dei linguaggi che possono essere definiti moderni, è un array in cui io non uso un indice per accedere a un elemento, ma uso qualche altra cosa, ad esempio una parola o degli altri dati. Questa è l'idea di array associativo. Allora, per parlare di tabelle di hash abbiamo bisogno veramente minimo di un po' di terminologia. Allora, un insieme di chiavi. Le chiavi sono l'universo di tutti i possibili oggetti che io posso utilizzare come indici del mio array associativo. Quindi, se ho deciso che il mio array associativo è indicizzato da una parola, l'universo U è tutte le possibili parole. Talvolta l'universo U potrebbe anche essere l'insieme di tutti i possibili numeri. Tutti i possibili numeri in informatica sono un insieme finito. Immaginate che voi volete segnare delle informazioni per alcune celle della memoria. Voi potete avere un array associativo in cui l'indice è una cella in memoria. Quindi l'insieme U di tutte le possibili chiavi è l'insieme U di tutte le celle di memoria che ha il vostro computer.
chiaramente voi non potete fare un array grande quanto tutta la memoria del vostro computer, perché poi non avreste altro spazio per fare nient'altro. E quindi possiamo pensare a questo come di nuovo un caso di array associativo. Io ho soltanto alcuni valori che hanno un significato. Quindi U, l'universo di tutte le possibili chiavi, teoricamente possibili. K, l'insieme di tutte le chiavi che io in qualche modo sto usando. Tutti i possibili nomi, tutte le possibili stringhe, sono tante, tutti i nomi vostri, degli studenti presenti in quest'aula, potrebbero essere K, ed è un sottoinsieme limitato, compreso in U. Allora, l'idea di una hash table è quello di avere una funzione magica che legge una chiave all'interno di K e la trasforma in un numero. Questo numero io lo uso all'interno di un normale, comune, banale array. Per cui immaginate che io ho un vettore con 100 posizioni. Voi siete sicuramente meno di 100. Ognuno di voi ha un nome. Queste sono l'insieme K delle chiavi. Io ho una funzione che prende ognuno dei vostri nomi e lo trasforma in un intero fra 0 e 99. Quindi quando io devo mettere i vostri dati, memorizzare i vostri dati, io prendo il vostro nome, uso questa funzione, la trasformo in un numero e poi vado a scrivere nella locazione X del mio array. E così faccio per tutti. Quindi ho una funzione che mi mappa un insieme K di chiavi in un insieme N di numeri che io posso usare con un semplice array. Quindi io posso vedere una funzione di hash come un mapping che è in grado di trasformare tutti i numeri, le chiavi del mio insieme K in valori validi da utilizzare all'interno del mio reale array. Diciamo che posso fare un altro piccolo passo. Io posso pensare che la mia funzione semplicemente trasformi una generica chiave in un numero e poi per avere questo numero ristretto, compresso nel range 0n-1, che sono le posizioni effettivamente disponibili nel mio array, calcolo, uso l'operatore modulo. Dovreste tutti quanti non avere difficoltà nel ricordare che prendere un numero e calcolare modulo n mi restituisce un numero fra 0 ed n-1. Il resto della divisione di un numero per 100 è un qualcosa che va fra 0 e 99. Quindi io posso usare il modulo per comprimere un generico numero intero nell'intervallo che mi interessa. Oppure posso usare il metodo complementare. Io penso che la mia funzione di hash, quello che deve fare è restituirmi un numero fra 0 e 1, un numero con la virgola questa volta, e a questo punto io prendo il numero e lo moltiplico per la dimensione del mio per quante sono le celle effettivamente a mia disposizione nell'array. Quindi se ho 100 celle, prendo questo numero fra 0 e 1, lo moltiplico per 100, tengo soltanto la parte intera e il risultato sarà un numero fra 0 e 99, esattamente quello che mi serve. Quindi sto un passetto alla volta riducendo il mio problema. Primo problema: riuscire a fare questa cosa assolutamente magica di memorizzare, di usare i vostri nomi come indici all'interno di un array. Ho detto, non è vero, non facciamo così, ci appoggiamo a una funzione. Questa funzione si chiama una funzione di hash e deve prendere il vostro nome e trasformarlo in un numero. A questo punto io posso avere una funzione di hash che prende un nome e lo trasforma in un numero intero generico che io poi comprimo usando l'operatore modulo e quindi riducendo il range in quello che effettivamente mi interessa. O posso avere una procedura di espansione in cui prendo il vostro nome, lo trasformo in un numero fra 0 e 1,
lo moltiplico per quante celle ho effettivamente nel mio vettore e di nuovo ottengo la posizione. Dovrebbe essere chiaro che cos'è che mi sto perdendo fino a questo momento. Perché tutto questo non può funzionare? Qualcuno ha qualche idea? Vabbè, guardiamo ancora un passo. Solitamente la complessità di questa funzione di hash dipende dalla dimensione della chiave. Quindi la funzione di hash, il tempo che impiega la funzione di hash dipende da quanto è lunga la chiave. Ripeto, quanto è lunga la chiave però di solito non è un problema, non è legato alla dimensione del problema. La lunghezza dei nomi degli italiani non è legata a quanti sono gli italiani, per cui se io ho un algoritmo che mi fa certe operazioni su tutti gli italiani e poi aggiungo tutti i francesi, sì, il numero, la dimensione del problema praticamente raddoppia, però se il mio algoritmo come complessità dipendeva da quanto è lungo il nome, non è che non è che la lunghezza del nome sia cambiata. Quindi la funzione di hash ha una complessità, ma la sua complessità solitamente non è funzione della dimensione del problema. Vediamo, andiamo avanti lentamente e vediamo se riuscite a vedere il problema. Funzione di hash semplicissima. Prendo, immaginate che io devo trasformare tutti i vostri nomi in numeri. Cosa faccio? Prendo, vado a prendere tutti i vostri, le lettere che compongono il vostro nome e il codice ASCII della lettera che compone il vostro nome e le sommo. Quindi io ho una funzione che trasforma il vostro nome in un numero. A questo punto, siccome il mio array ha soltanto x posizioni, calcolo compressione alla fine, calcolo modulo m in maniera da ridurre il numero effettivamente in un range accettabile. Avete capito questa procedura? Perché non funziona? Perché non può funzionare? La chiave non sarebbe univoca, esatto, o meglio, perché posso avere dei casi in cui una serie di chiavi diverse mi forniscono lo stesso valore sulla funzione di hash. Allora, molto semplicemente, anagrammi mi forniscono lo stesso errore, per cui note e tone mi danno lo stesso valore, che è 310, stop e spot mi danno lo stesso valore. Anche se mi danno valori diversi, tutto sommato potrei avere problemi quando uso la compressione, perché se io magari parto da 74.778 o 16.823 o 1.611.883 e il mio la dimensione del mio vettore è 173 e io calcolo il modulo 173, beh, tutti questi numeri mi forniscono la cella 42. Quindi, due livelli di problemi. Primo problema, la funzione di hash è una funzione loffia, per cui in un sacco di casi, con chiavi diverse, mi fornisce lo stesso numero. Secondo problema, la compressione mi aggiunge problemi. Perché anche con una funzione di hash strepitosa, se io comprimo posso creare problemi. Allora, quando io ho due chiavi che a valle della mia funzione di hash, e qui quando dico funzione di hash in realtà intendo sia funzione di hash sia compressione, o espansione, o comunque tutto il processo completo, quindi prima la funzione e poi la generazione dell'indice, quando io ho due chiavi diverse che mi forniscono esattamente
lo stesso indice all'interno della mia tabella, ho il fenomeno della collisione. Allora, tutto quello che si studia nelle tabelle di hash sono fondamentalmente metodi per 1. Ridurre il numero di collisioni, 2. Riuscire in qualche modo a cavarsela anche quando una collisione c'è, perché, come diceva il buon Murphy, i casi negativi prima o poi capitano. Quindi, per quanto può essere bella la mia funzione, per quanto può essere bello il mio meccanismo di compressione, io una collisione prima o poi potrei averla e quindi devo gestirla. Parentesi importante: io la collisione ce l'ho se K è variabile, se le chiavi che io uso sono un insieme variabile. Ma se io ho un insieme K di chiavi fisso e noto a priori, io posso costruire una funzione di hash perfetta. Esistono programmi che fanno esattamente questo: dato un insieme K di chiavi, io costruisco a tavolino una funzione di hash perfetta, ovvero sia che esattamente mi genera una permutazione di tutte le mie, di tutti i miei indici all'interno della hash table. Non ho spazio sprecato, perché io uso tutte le caselline della mia hash table e non ho mai nessuna collisione. Non è una magia, esistono programmi che generano funzioni di hash perfette. Queste funzioni di hash, appunto, si chiamano perfette perché funzionano benissimo. E il caso è tutt'altro che raro, perché immaginate di dover vendere una enciclopedia, l'enciclopedia britannica su NDVD. È un esempio perfetto di caso in cui l'insieme K delle chiavi è fisso e noto a priori. Io posso perdere tutto il tempo che voglio per costruire una funzione di hash perfetta, perché poi le chiavi, che sono le voci della mia enciclopedia, sono quelle, sono scritte su un DVD e nessuno le modifica, nessuno le aggiunge. Quindi, se io sono in questa condizione, posso, e non è raro essere in queste condizioni, posso tirare fuori una tabella di hash perfetta. In tutte le altre condizioni devo, da un lato, un colpo alla botte e un colpo al cerchio, da un lato diminuire le collisioni, dall'altro lato gestirle. Allora, questo ci porta a un discorso interessante. Le tabelle di hash con la gestione delle collisioni hanno una complessità, nel caso peggiore, che è lineare. Quindi, quando noi in realtà diciamo che una nostra tabella di hash ha una complessità che è o grande di 1, o se vogliamo o grande della dimensione della chiave, che però rispetto alla dimensione del problema è irrilevante. Quindi io ho una tabella di hash che ha dimensione o grande di 1, una che ha complessità o grande di 1. Non stiamo in realtà facendo una cosa proprio pulita matematicamente, perché il caso peggiore è o grande di n. Il caso peggiore o grande di n, però, siamo onesti, alla fine, in pratica, in tutti i casi pratici, noi abbiamo dei sistemi che sono o grande di 1. Allora, vediamo qualche esempio di funzioni di hash. Allora, una funzione di hash innanzitutto dovrebbe in qualche modo riuscire a spargere in modo praticamente uniforme le mie chiavi all'interno dell'insieme K sui numeri che io uso come indici del mio array. La funzione di hash non dovrebbe, diciamo, essere influenzata o influenzabile da dei pattern che io trovo all'interno delle mie chiavi. Le chiavi possono non essere distribuite in modo uniforme all'interno di tutte le dell'universo di tutte le possibili chiavi. Se noi pensiamo ad esempio ai nomi
ai cognomi degli studenti del Politecnico e all'insieme di tutte le possibili stringhe, in realtà esistono delle regole molto molto forti nell'insieme di tutti gli attuali cognomi. Ad esempio, immagino che pochi studenti abbiano più di 4 consonanti una di seguito all'altra nel cognome. Probabilmente quasi nessuno ne ha 7 o più consonanti una di seguito all'altra. Mentre l'insieme di tutte le possibili stringhe invece include questi casi. Allora, sì, questo possiamo tranquillamente saltarlo. Noi possiamo in qualche modo inventarci un sistema per interpretare una chiave come un numero intero. A tutti gli effetti una chiave è una sequenza di bit. Una sequenza di bit è un numero, io posso calcolare il suo valore. Una volta che ho calcolato il suo valore, posso semplicemente fare un'operazione di compressione e quindi calcolare un modulo, calcolare modulo della dimensione della mia effettiva tabella di hash. Allora, questo lo metto qui perché, nonostante il fatto che sia abbastanza insensato come approccio, però mi permette di introdurre un po' di regole pratiche. In realtà sono più ricette che regole, non è nulla che abbia la certezza e la pulizia di regole matematiche. Però in generale, se io devo usare m per fare un'operazione di compressione, allora una buona scelta per m è quella di prendere un numero primo. Quindi la dimensione della mia tabella di hash dovrebbe essere un numero primo. Dovrebbe essere un numero primo non troppo vicino a una potenza di 2 e non troppo vicino a una potenza di 10. Sono veramente delle regole, quelle che gli inglesi chiamano le regole del pollice, no? Sì, più o meno, mettere un po' di più, mettere un po' di meno. Però effettivamente, se io scelgo come dimensione della mia tabella un numero primo, l'operazione di compressione sparge, mi aiuta a spargere i valori. Se io scelgo come dimensione della tabella una, ad esempio, 255 o 256, vi rendete conto che l'operazione di modulo quello che fa è buttare via una serie di bit e quindi tendenzialmente aumenta le probabilità di avere collisioni. Esistono un altro sistema. Allora, se voi avete un numero e volete Donald Knuth ha scoperto che moltiplicando un numero per questo numero magico, effettivamente io riesco a mischiare i suoi bit in modo notevole. Prendo un numero, se io devo ho un numero intero, lo moltiplico per di nuovo questo numero qui, che è 2 alla 32 diviso la sezione aurea, di nuovo funziona, il tutto funziona abbastanza bene. Ma non guardiamo come sono state fatte le funzioni di hash. Allora, il messaggio che vorrei darvi è che capiamo cosa fanno le funzioni di hash e poi, quando ci serve una funzione di hash, andiamo a prenderla e copiarla da qualcuno. Le funzioni di hash servono, quindi posso dire in un prima punto, a trasformare la mia chiave in un numero, il più possibile spargendo i valori all'interno di degli indici che io posso effettivamente utilizzare, il più possibile mangiando tutte quelle che sono le relazioni che invece ho all'interno delle chiavi, e questo mi minimizza il numero di collisioni. Lo minimizza, ma non è possibile escluderlo completamente. Come gestisco le collisioni? Allora, le due principali
metodologie per gestire le collisioni vengono chiamate open addressing e chaining. Allora, se io parlo di open addressing quando in realtà non ho una singola funzione di hash, ma ho una famiglia di funzioni di hash, e fondamentalmente provo la prima, se la prima mi genera una collisione provo la seconda, provo la terza, provo la quarta, fin quando a un certo punto non trovo una funzione che non mi genera più collisione, e quella è quella è alla fine il valore che io uso. Ci sono modi molto molto semplici per costruire queste funzioni, questa famiglia di funzioni. Una cosa che viene solitamente indicato, che si trova molto spesso sui libri di testo, è quello che viene chiamato il linear probing. Linear probing, un modo più semplice per spiegarvi che cos'è, è dire che io uso una funzione di hash per generare l'indirizzo a cui dovrei mettere il mio dato. Se quella cella è occupata, vado avanti un passettino alla volta scandendo il mio vettore a partire da quella cella fin quando non ne trovo una vuota. Quindi, di nuovo, io posso o vederlo in questo modo, diciamo pratico: uso una funzione di hash, se ho la collisione provo la cella dopo, provo la cella dopo, provo la cella dopo, fin quando effettivamente non trovo una cella che funziona, che è disponibile. Oppure la posso vedere come una funzione, come una famiglia di funzioni che parte da una chiave e da un indice. Quando l'indice è 0 mi restituisce la funzione di hash normale, quando l'indice 1 mi fornisce la funzione di hash più 1, eccetera eccetera. Questo è comunque open addressing. Continuo, faccio una serie di tentativi. Alternativo all'open addressing è il chaining, che secondo me è la soluzione che suggerisco. L'idea del chaining è che la mia hash table non contiene i miei elementi, ma contiene un array di teste di liste, e la lista contiene tutti gli elementi che hanno una certa funzione di hash. Per cui io uso la funzione di hash, prendo il mio nome, o prendo il nome Marcello, la funzione di hash mi dice 23, io vado e metto Marcello nella 23esima lista. Quindi è come se io avessi un mazzetto di liste all'interno delle liste, o un mazzetto di array list. Ecco, ho un mazzetto di array list. All'interno di ogni array list, l'operazione so che è una schifezza perché cercare è o grande sulla dimensione dell'array list, però io prima di fare la mia operazione sull'array list decido quale delle array list usando la funzione di hash. Qual è il risultato finale? Se la mia funzione di hash è anche solo ragionevolmente decente, le mie liste, il mio mazzetto di nel mio mazzetto le liste non saranno molto lunghe, in generale avranno uno o due elementi al massimo, e quindi le mie operazioni saranno fondamentalmente grandi di 1. Quindi ho il mio universo delle chiavi, il mio universo delle chiavi crea una serie di collisioni, ma io ecco che le risolvo mettendo una lista di elementi in ognuna delle celle della mia hash table. Un matematico vi direbbe che nel caso peggiore tutte le mie chiavi puntano sullo stesso elemento della mia hash table, e quindi le performance della mia hash table sono o grande di n, perché alla fine ho un'unica lunga lista e tutte le operazioni là dentro sono abominevolmente noiose. Questo è quello che vi direbbe un matematico. Un matematico vi dice anche che è possibile che io tiri la monetina e faccia 5.000 teste consecutivamente. Nei casi reali, nei casi pratici, una funzione di hash opportuna fa sì che sparge abbastanza bene le chiavi, il numero di collisioni è limitato, è impressionantemente basso usando una funzione di hash decente, e
Questo vuol dire che la dimensione di queste liste nella mia tabella è estremamente piccola, la posso considerare tutto sommato costante, quindi le mie operazioni hanno una complessità costante. Andare a cercare un elemento, togliere un elemento, aggiungere un elemento in una tabella di hash ha un'operazione costante. Allora, noi possiamo, se decidiamo di usare il chaining, noi possiamo definire quello che è il fattore di carico come il numero di elementi messi all'interno della mia tabella di hash diviso il numero di slot che sono effettivamente disponibili. L'analisi di complessità, ve l'ho detto che nel caso peggiore ho grande di n, però fondamentalmente alla fine la mia complessità dipende dal fattore di carico, ovvero sia, se io ho una tabella di hash con 10 elementi e voglio memorizzarne 100, la complessità del mio algoritmo sarà lineare sul rapporto fra numero di elementi che io voglio memorizzare e numero di slot che ho disponibili all'interno della mia tabella di hash. Allora, ritorniamo a parlare di collection. Allora, se vi ricordate, l'unica caratteristica comune a tutte quante le collection è il fatto che collection estende l'iteratore, quindi che io posso in qualche modo andare e scorrere gli elementi di una collection, di qualsiasi tipo di collection. Allora, tutto questo spiegone su che cosa sono le tabelle di hash, perché? Perché le tabelle di hash alla fine sono il modo in cui in Java sono realizzate una dei possibili implementazioni dell'interfaccia set. Allora, avere un'idea di che cosa succede dietro è fondamentale per capire quali sono le performance che io mi posso aspettare da un hash set che implementa l'interfaccia set. Allora, l'hash set ha una implementa una lista, gestisce le collisioni con il chaining. Quindi, se voi andate a guardare dentro gli elementi con il debug, se andate a guardare dentro gli elementi del vostro hash set, vedete che effettivamente gli elementi, voi andate prima a prendervi un certo elemento e poi andate a seguire gli elementi successivi usando il campo next o quello che è all'interno di una lista linkata, seguendo quando avete una collisione la lista si aumenta. Vi ricordo che nell'hash set non è possibile, non esiste il concetto di accesso posizionale. Il fatto che non esista l'idea di accesso posizionale fa sì che l'iteratore, è vero che l'iteratore mi permette di scorrere tutti quanti i miei elementi all'interno del set, ma non posso in alcun modo aspettarmi o prevedere quale sarà l'ordine con cui io vado a fare questa operazione. Perché nel momento in cui aggiungo un elemento, il tutto potrebbe cambiare. Fra l'altro, internamente possono esserci una serie di ottimizzazioni, per cui magari a un certo punto la libreria si rende conto che la mia hash table inizia ad avere delle performance un po' troppo basse, e allora questa viene ricreata, allargata, vengono cambiati i parametri, e quindi io chiamo due volte la funzione dell'iteratore e ottengo un elenco di e ottengo elenchi che sono totalmente diversi l'uno dall'altro. Un'altra possibilità che ho sempre di mantenere, un'altra possibile realizzazione dell'interfaccia set è quella che viene chiamato il linked hash set.
quindi hash set, però in più linked, dove linked vuol dire che gli oggetti in qualche modo, oltre a tutta la solita cosa che abbiamo visto prima, quindi viene calcolata la funzione di hash, vengono messi, la collisione viene gestita con il chaining, eccetera eccetera, però contengono, si tengono traccia anche di qual è l'ordine con cui sono stati inseriti. Per cui io, quando vado a scorrere gli elementi del mio set, se non altro li ritrovo nello stesso ordine. Questo talvolta può essere importante. Il linked hash set, se volete, è carina come struttura, perché è praticamente due strutture dati una sull'altra, perché io ho il mio elemento che fa parte di una tabella di hash e quindi si trova all'interno di un elemento, all'interno di una lista associata a una certa posizione nella tabella di hash, e contemporaneamente fa parte di una lista linkata che è l'ordine con cui io ho inserito gli elementi. Quindi è come se fosse il mio oggetto fosse dentro due scatole contemporaneamente. Una scatola che permette di fare operazioni veloci come inserimento, ricerca e cancellazione, e un'altra scatola che tiene traccia in qualche modo dell'ordine con cui io ho inserito gli elementi. Allora, hash set. Beh, il costruttori hash set, posso partire da una collection, posso partire da un hash set dandogli una dimensione iniziale, e posso anche specificare qual è il load factor, quindi dopo cui l'hash set deve in qualche modo cercare di prendere degli aggiustamenti. Quelli che hanno costruito la Java Collection Framework, tuttavia, vi dicono tendenzialmente di non usare i costruttori, il terzo e il quarto costruttore. La capacità iniziale adesso, se non sbaglio, il default è 16, il load factor è 75, quindi quando io mi rendo conto che la mia hash è carica al 75%, faccio degli aggiustamenti per andare un po' più veloce. Però questi sono dettagli implementativi. Chi ha preparato la Java Collection Framework, tutto sommato, vi chiede di non stare a tediarlo con questi dettagli. Usate gli standard, usate i default e fidatevi che i default sono fatti bene. Allora, la tabella di hash che voi trovate all'interno della Java Collection Framework ha alcune grosse capacità, diciamo. La funzione di hash viene data per lo più. Ci sono delle funzioni di hash che sono previste all'interno. La tabella di hash viene modificata come dimensioni. Non vi dovete voi preoccupare delle collisioni. Tutto sommato, alla fine, in pratica, le operazioni sono teta di 1, quindi hanno realmente una complessità lineare. Tutte le volte che voi potete usare una tabella di hash, usate una tabella di hash. Il messaggio è questo. Corno ed io abbiamo fatto per anni il corso di algoritmi e programmazione avanzata, in cui la tabella di hash bisognava scriversela, perché in C non esiste prefatta una tabella di hash. Era un argomento che gli studenti amavano moltissimo. Qui in Java abbiamo il vantaggio che tutto quanto è stato fatto da grandi professionisti funziona, e in modo totalmente pulito, e va bene. Quindi il messaggio è: se potete usare una tabella di hash, usatela, rilassatevi e pensa tutto Java. Bisogna avere una piccola idea di che cosa sta sotto, ma adesso vedremo meglio perché. Bisogna avere una piccola idea di quello che sta sotto perché vale la pena di pensare a quella che è la tabella, la funzione di hash, fondamentalmente. In Java ogni
classe deve prevedere una funzione hashCode, un metodo hashCode, che trasforma l'istanza della classe in un intero a 32 bit. Quindi un qualche cosa che poi io posso usare per un'operazione di compressione, se volessi. Oppure lo lascio usare internamente al set, eccetera. Nel caso della stringa, la hashcode usa una versione leggermente più complicata, ma neanche poi troppo, di quella versione semplicissima di Homer Simpson che abbiamo visto, in cui io andavo sommando i codici ASCII della stringa. Qui questi vengono sommati, ma in più gli vengono moltiplicati per un numero magico, 31, elevato alla posizione della elevato a un fattore che dipende dalla posizione del carattere nella stringa. Allora, perché 31? Black Magic, tra l'altro il 31 compare anche nel libro di Cunningham e Ricci, nella prima edizione del linguaggio C. Abbiamo 31, 131, 1331, abbiamo una serie di numeri strani, magici, che funzionano bene con le hash. Provate a fare esperimenti, provate a cambiarli, vedete che funzionano peggio. E l'idea di moltiplicare per un fattore che dipende dalla posizione del carattere è fondamentale, perché mi permette di non avere problemi con gli anagrammi. Quindi ABC o CBA mi danno dei valori diversi. E questo è quello che viene fatto per le stringhe. Provate con il computer che avete a questo punto acceso da quasi un'ora senza farci assolutamente nulla a vedere quanto vale il valore dell'hashcode di una stringa, e provate a vedere se riuscite a tirarmi fuori due stringhe che hanno lo stesso hashcode. Quindi Eclipse, classe, funzione main, hashcode. Tre punti in più all'esame se qualcuno di voi riesce a tirare fuori due stringhe che hanno lo stesso hashcode. Due stringhe diverse che hanno lo stesso hashcode. New project, test.
a questo punto. Chi di voi mi aveva chiesto, c'erano problemi a aggiungere una classe che avesse un main statico? Mettere qui, dire che la mia classe ha un main statico. Allora. System out tutto, siamo ottimisti che prima o poi riesca a farlo. Ok, quindi ho il mio main che chiama la funzione run, scusate la mancanza di fantasia, e questa mi stampa l'hash code di foo. Ed ecco l'hash code di foo: 101574. OFO. Proviamo un anagramma e vedete che è diverso. Se riuscite a tirarmi fuori due stringhe diverse che hanno lo stesso hash code, veramente sono tre punti regalati all'esame. Mi impegno con Fulvio a torniamo a quali sono le funzioni di default in Java. Allora, il buon Joshua Block ha scritto la funzione di hash per le stringhe, e questo è utile perché vedremo che un sacco di volte in cui io ho bisogno di una funzione di hash ha senso usare trasformare in stringa e poi usare la funzione di hash per le stringhe. Tanto più cose io riesco a non fare direttamente ma a usare metodi standard per farle, più sono contento. Per il resto la funzione standard hashCode in realtà fa una cosa diversa, e quello che fa è converte l'indirizzo interno dell'oggetto in un intero. Questo è interessante ed è una scelta oltremodo conservativa, perché vuol dire che non vado in alcun modo a considerare il contenuto di un oggetto,
ma semplicemente la sua posizione in memoria. E considerare la posizione in memoria fa sì che se io chiamo la funzione di hash per lo stesso oggetto, mi ritorna lo stesso valore. Se io lo chiamo per due oggetti diversi, mi ritorna valori diversi. A meno di collisioni, va bene, ma ripeto, queste sono funzioni fatte da professionisti, quindi mentre nella funzione di Homer potevamo creare tutte le collisioni che volevamo, in queste funzioni qui creare le collisioni è più difficile. Quindi la funzione hashCode mi dice fondamentalmente dove è il mio oggetto, è funzione di dove è il mio oggetto. Torniamo al nostro esempio. Aggiungiamo una classe. Che chiamiamo test. E in questa classe test mettiamo nome, cognome, età. E a questo punto, forse int, però potrebbe piacergli di più. E a questo punto, usiamo la bellezza di Eclipse e gli facciamo generare setter e getter più o meno per tutto. Quindi lui ha generato tutte le funzioni per settare il nome, settare il cognome, settare l'età, get name, get surname, eccetera eccetera, perché vedete che sono le variabili sono private. Quindi io ho bisogno di un metodo pubblico che mi permetta di accedere alle variabili. Questa è una cosa che molti di quelli che usano Java odiano, però a questo punto, ma vediamo se possiamo anche costruire. Torniamo nel main. Allora, prendiamo test di 1, test di 2. Ecco qui le nostre due variabili. A questo punto set name. Age. La stessa cosa per T2. O due R, Ringo Starr? L'ignoranza dei giovani, dai. E adesso stampiamo il valore della funzione hashCode.
che il tutto funzioni. E vediamo che otteniamo due valori completamente diversi delle funzioni hashCode, cosa che effettivamente ci sembra ragionevole e coerente. Adesso, se io qui mettessi anche qui John Lennon, a questo punto i valori che ottengo sono uguali o diversi? I valori che ottengo qui sono uguali o diversi? Concettualmente. Allora, dal punto di vista dell'utente, del programmatore, T1 e T2 dovrebbero essere uguali. In alcuni casi sì, in alcuni casi no. Però il loro hashcode è lo stesso oppure no? Chi vota per sì alzi la mano. Chi vota per no alzi la mano. Chi non ha votato alzi la mano. Ok, la maggioranza non ha votato. Allora, l'immagine di quel corridore che inciampa non è casuale, perché in effetti crea difficoltà questo problema. Allora, vediamo. Totalmente diversi perché, come avevo detto nella linea in grassetto, la hashcode è implementata convertendo l'indirizzo interno di un oggetto in un intero. Quindi quello che io vado a vedere è dove si trova la mia classe, non il contenuto. Vediamo un po'. Proviamo a cambiare il contenuto. Proviamo a cambiare il contenuto e vediamo un po' cosa succede. E vedete che la funzione di hash non è cambiata. Perché? Perché quella classe è rimasta esattamente nella stessa locazione. Quindi la funzione di hash di default, l'hash code di default, molto spesso non fa quello che uno si aspetterebbe che facesse. E questo rende necessario il riscriverselo. È vero che la tabella di hash implementata all'interno del set è un piccolo capolavoro, perché funziona benissimo, gestisce bene le collisioni, si modifica come dimensioni tutte le volte che serve, eccetera eccetera, però si basa sulla funzione, sul metodo hashCode, e il metodo hashCode potrebbe non fare quello che voi vi aspettate che faccia. Allora, usare i set, usare le tabelle di hash implicitamente, perché dentro i set ci sono tabelle di hash, usare le tabelle di hash implicitamente, perché se io uso i set implicitamente dentro una tabella di hash in Java, vuol dire dover comunque passare un pochettino a pensare a quella che è la funzione di la funzione hashCode. Allora, proviamo a scrivere una funzione hashCode. Allora, int hashCode. Che cosa potrebbe fare la mia funzione hashCode? Ok. Public. Allora, che cosa potrebbe fare la mia funzione hashCode? Una cosa che tendenzialmente funziona è
se io voglio guardare il contenuto della mia classe, posso basarmi sul fatto che nella Java Collection Framework la stringa ha una bellissima hashcode che funziona. Quindi quello che posso fare è, ad esempio, una stringa e la rendo uguale a nome più due punti, punto e virgola, due punti, e poi restituisco l'hash code della stringa. Quindi quello che io ho fatto è stato prendere il contenuto della classe, scriverlo in una stringa e poi restituire l'hash code della stringa, che è tendenzialmente molto più vicino a quello che io tutto sommato immagino immagino necessario fare. Vediamo un po'. Allora, nel main abbiamo John Lennon a 40 anni, poi la stessa T1 che viene usata per memorizzare George Harrison e T2 che viene utilizzato per memorizzare di nuovo John Lennon. Quindi quello che io mi aspetto è che la prima e la terza chiamata a questo punto siano uguali e la seconda diversa. E vedete che effettivamente è così. La prima e la terza chiamata sono uguali perché descrivono oggetti che hanno lo stesso contenuto, mentre la seconda no, anche se la prima e la seconda chiamata si riferiscono a oggetti che sono fisicamente nella stessa locazione. È necessario fermarsi e pensare a che cos'è che mi serve. Diciamo che questo fermarsi a pensare era quello che faceva la differenza fra passare con un buon voto un esame qualche appello fa o il fallire miseramente. Quindi non è che poi stessimo chiedendo tantissimo, diciamo. Siamo avvantaggiati perché invece di scriverla io, quello che posso fare è chiedere a Eclipse di scrivermela lui. Quindi con source hashcode io posso chiedere a Eclipse di generarmi automaticamente la funzione hashcode. La equal la guardiamo fra un secondo, ma questa è la funzione hashcode che ha generato Eclipse automaticamente. Ma non è poi troppo diversa da quella che stavo facendo io. Vedete che ricompare il 31 magico e in qualche modo quello che fa Eclipse è cercare di costruire, di prendere gli hashcode di tutti gli elementi all'interno della mia struttura e poi metterli assieme. In che modo? Ma moltiplicando, usando il 31 come non li sommo semplicemente come faceva Homer per la sua funzione di hash sulle lettere, ma li sommo e tutte le volte moltiplico per 31, 31 per 31 per 31 eccetera eccetera, in modo che ad esempio Mario Rossi e Rossi Mario risultino avere alla fine due hash diverse, anche se la sono il singolo elemento alla stessa hash, poi vengono moltiplicati un numero diverso di volte per 31. Unica ultima cosa che vi faccio notare qui è la parolina override. Override serve a ricordarvi in modo esplicito che la funzione hashCode è stata già definita, era già definita, e quello che voi state facendo è ridefinirla.
Allora, Java, una delle caratteristiche di Java è quella di limitare per quanto possibile il numero di errori che voi potete fare quando scrivete code. Usare override va in questa direzione. Voi dite in modo esplicito: lo so, questa funzione esisteva già, io la sto cambiando. Il che vuol dire che se per caso invece di hash code io scrivo zap code, ho un bel errore. Java se ne rende conto, perché la funzione non è stata già non era definita precedentemente. Fulvio è arrivato, quindi ma i lucidi seguono fondamentalmente quello che io ho detto qui con ho fatto direttamente con Eclipse, però sui lucidi ritrovate queste parti, incluso il fatto di avere contenuto diverso ma contenuto uguale ma funzione di hash code diverso. E quello che manca è il discorso sulla equal, che ma questo lucido comunque ve lo dico. Allora, due equal è una funzione fondamentale e serve per capire se due oggetti sono effettivamente uguali. Allora, due oggetti, se due oggetti sono uguali secondo la equal, allora la funzione hashCode deve produrre lo stesso risultato. Se due oggetti non sono uguali per quanto riguarda la equal, ma se hashCode produce risultati diversi è meglio, perché se produce risultati uguali io ho collisioni. Ricordate, se pensate alla struttura della tabella di hash, io uso hashCode per decidere in quale punto andarla a sistemare il mio campo, e poi equal per vedere all'interno della lista linkata se esiste già oppure no. Quindi la regola aurea è che bisogna sempre definire insieme e in modo assolutamente coerente le funzioni equal ed hashCode. Una volta che ci siamo tolti questo fastidio, i set della Java Collection Framework funzionano in modo meraviglioso. E questo, con questo messaggio, questa perla di saggezza di Lisa, vi saluto.